Bentornati, nuova serata insieme, 110 Lab speciale bonus edilizia 110%, quest'oggi avremo anche una novità, abbiamo anche la nostra Irene alla camera, così potremo vedere, conoscere meglio i nostri padroni di casa. A cominciare dal buon Massimo Cairoli, come stai? Ciao Gianluca, buonasera a tutti, grazie, tutto bene? Tutto bene? Tutto sotto controllo. Tutto sotto controllo e poi quest'oggi potremo vedere anche al meglio il buon Massimiliano che il suo pubblico gradisce in questa versione più zoomata. Come stai? Ma io sto bene, grazie, spero che anche tu stia bene, tutti i telespettatori ovviamente che stiano anche loro bene, grazie per l'attenzione dimostrata. Bene, e anche per le quote rosa, abbiamo anche la nostra Cristina che è un graditissimo ritorno, come stai? Tutto bene, grazie. Saluti a tutti. Molto bene. Tutto sotto controllo, come dice Massimo. E sempre per le quote rosa voglio anche salutare la ragazza che è sempre con te. Nominiamola, che dietro le telecamere c'è sempre. Roberta. Quindi, ciao Roberta, che è dietro. Sempre con noi, è una garanzia, una garanzia. Massimo, dove eravamo rimasti la scorsa settimana? Di che cosa vogliamo parlare? Beh, parliamo chiaramente dell'argomento ormai che la fa da padrona in questi ultimi mesi. Questi bei bonus che abbiamo, che dobbiamo cercare di mettere in atto e finalmente si stanno anche toccando con mano, perché comunque i primi lavori e forse anche Massimiliano anche le prime, così diciamo, le prime cessioni del credito, no? Che tanto la fanno da padrone in questo nuovo percorso, questo nuovo modo di lavorare, dove ricordiamo che il contribuente o comunque chi si appresta e vuole ristrutturare casa, sia casa privata ma anche nella parte, diciamo, più condominiale, quindi nella parte, diciamo, di parti comuni, ecco, che deve gestire, deve comunque confrontarsi senza mettere mani al portafoglio, anche se poi non è proprio così e lo stiamo anche vedendo, ecco, quindi i due punti, ecco, su cui magari in questa puntata possiamo magari concentrarci, è proprio questo, cioè che comunque non è tutto, non rientrano tutti i lavori, a parte non rientrare, ma comunque non c'è la capienza, per cui magari mano al portafoglio bisogna anche metterlo. E poi ecco questa cessione del credito che comunque a oggi, ecco, possiamo dire che funziona abbastanza bene. Sì, guarda Massimo, hai toccato proprio il punto dolente. Voglio un po' riprendere questo concetto che l'abbiamo anche espresso nelle puntate precedenti, ma io ogni volta che ascolto riunioni o comunque sia condominiali sia tra privati, mi rendo conto che molto probabilmente ancora il concetto fondamentale non sia proprio passato, ed è quello che stavi dicendo tu, quello dell'avere questi denari, avere questi lavori, basta che avvenga tutto senza l'esborso di un euro, quindi il tutto gratis. Allora, il tutto gratis, continuiamo a dirlo, non è così. Questo è un messaggio purtroppo fuorviante che è stato dato all'inizio di quando è stata emanata questa nuova normativa del super bonus e che ha portato fuori pista un po' le persone che comunque volevano fare dei lavori di riqualificazione del proprio immobile. Il tutto gratis non può essere così, ma per dei motivi molto oggettivi. Il primo motivo oggettivo, intanto, che parliamo di bonus fiscali e il bonus fiscale equivale a denaro, tant'è vero che è oggetto di compravendita. Pertanto le persone che cedono il proprio bonus a fronte del pagamento della fattura di un corrispettivo, in realtà stanno cedendo del denaro, quindi non parliamo di lavori fatti gratis. In più, se ci agganciamo anche al fatto che questo bonus fiscale comunque proviene da una manovra governativa che comunque farà pesare questo debito sulle future generazioni, a maggior ragione
uno deve pensare che questo denaro, bisogna dare il valore proprio a questi lavori che devono essere fatti pagando anche con un credito fiscale. In più mi viene anche da dire, è quello che si riscontra poi man mano che si portano avanti i lavori, è che dobbiamo ricordare che i lavori hanno dei tetti di spesa. Tetti di spesa che per l'isolamento, quindi il cappotto termico, prevede per esempio i 50.000 per gli edifici unifamiliari, poi abbiamo il tetto di spesa anche per la parte della climatizzazione e sostituzione degli impianti invernali e così via, e anche gli infissi ovviamente. Bene, dobbiamo anche dire che il tetto di spesa fissa un limite massimo entro il quale si può appunto beneficiare di questo bonus. Cosa sottintende questo? Che qualora la spesa di efficientamento, di qualificazione energetica superi questo tetto, la parte eccedente, se il progetto comunque ha una sua consistenza proprio dal punto di vista della riqualificazione, la parte eccedente dovrà essere messa di tasca della persona, del beneficiario che vuole fare l'intervento. Per cui ci sono questi almeno tre buoni motivi che dicono che il tutto gratis, fatemi i lavori, basta che sia gratis, questo non corrisponde alla realtà. In più, sapendo che dietro tutto questo meccanismo c'è comunque del lavoro che ovviamente dovrà essere remunerato, ma è un lavoro consistente. Se andiamo a pensare anche solo alla parte iniziale appunto della raccolta della documentazione dei professionisti che devono redigere uno studio di prefattibilità, quello ha un costo per esempio che non rientra poi nei benefici fiscali ed è un costo che ha comunque un contenuto oggettivo perché dietro c'è parecchio lavoro, come per esempio Cristina puoi dire tu anche dalla tua esperienza che tipo di lavoro c'è nella raccolta della documentazione. Sì, è importante la raccolta iniziale di tutta la documentazione è una parte importante perché poi tutto questo viene raccolto e messo all'interno del portale, quindi si fa prima l'anagrafica e poi il portale dell'Enea. Il problema basilare è che la documentazione non è mai corretta, nel senso che abbiamo io proprio sul campo, quindi vi faccio esempi che vivo tutti i giorni. Documenti di identità e codici fiscali, soprattutto documenti di identità, scaduti. Cioè me li mandano scaduti. Atti notarili, quindi atti di proprietà, piuttosto che successioni, tagliate a metà perché non vogliono far vedere che cosa hanno e cosa hanno ricevuto in eredità, piuttosto che le note di trascrizione che ci sono al fondo di ogni atto notarile, e quello determina la trascrizione e la voltura. E misure e planimetrie catastali che sono magari del 2002-2003, no, devono essere misure aggiornate. Se non le avete potete chiedere comunque al professionista che vi sta seguendo di farle aggiornare. E foto di documentazione fatta con il cellulare, che oggi ci mandiamo molto spesso i documenti anche via WhatsApp, ma c'è una problematica di fondo che sono le ombre dietro a ognuno di voi, perché facendo le foto con il flash non si vedono i documenti ma si vedono voi che state facendo la foto. Le tovaglie del tavolo, perché mettete i documenti sui tavoli e quindi tutto il contorno del fiorato delle tovaglie. Magari anche con le macchie. Le macchie, le macchie di sugo eventuali, li ho visti, giuro che li ho visti. E fotocopie tagliate, gli atti, i documenti devono essere precisi, mandati in PDF, che si possano comunque scaricare per poterli poi ricaricare nuovamente dopo il controllo sul portale. Un documento fatto male, registrato male, fotocopiato male, fotografato male, può determinare il blocco della pratica. Chiaramente da parte nostra non parte proprio, però molto spesso mi sento dire ma lei è pesante, sì, ok, ci sta,
però è un lavoro che cioè, se non lo fate voi lo devo fare io, quindi in qualche modo devo fare la maestrina, e che è un ruolo che non mi piace, perché vi devo dire fotocopiate meglio, fate un corso, cercate di non mettervi dietro a ste foto con i flash, insomma, tutta questa serie di cose che... Investite sono... in una fotocopisteria. Ma anche, sì, soprattutto. Oppure, ricordiamo che ci sono delle app apposta che vi aiutano. No, ma anche quelle non servono. Guarda, no. No, abbiamo avuto, non riescono a creare, riescono a creare sì con le forme, la forma, e quindi magari vengono delle fotocopie gigantesche, piuttosto che andate nell'ufficio di competenza che vi possa aiutare a fare loro le fotocopie, portate i documenti e lasciate il resto al professionista. Bene, riprendiamo di qui, un minutino di pubblicità, rimanete con noi. Seconda parte di questa nostra trasmissione insieme, vi ricordo fin d'ora che potete voi fare domande agli indirizzi mail che vedete qua in sottopancia, quindi mi raccomando, seguite anche questa trasmissione, magari anche con l'ausilio di qualche device per consultare i siti che vi proponiamo, perché si vedono un sacco di cose utili ed è proprio bello guardare la trasmissione insieme al sito. Io direi che a proposito di domande, a proposito dei vostri quesiti, insieme a Massimo ne stiamo scegliendo qualcuno, quindi Massimo, vengo da te, cominciamo a rispondere a un po' di domande che ci stanno facendo. Sì, parecchie domande di svariato genere, alcune che entrano un po' più nello specifico, nel tecnico, altre un po' così meno, non meno importanti, ma comunque che magari rispondiamo o comunque le citiamo. Per esempio, Cristina, se la provvigione quando c'è una compravendita, chiaramente chi vende e chi compra che si appoggia a un'agenzia giustamente deve poi riconoscere una provvigione, una percentuale, e un telespettatore chiede se questo costo rientra nel 110, ecco, se è un costo rimborsabile. No. Questa è già una delle domande, ecco, quindi... Rispondo già no. La compravendita è una cosa, quindi ha tutto un iter, segue un iter completamente diverso rispetto a quello che è il lavoro del super bonus. Quindi la provvigione viene pagata per una mediazione di compravendita, mentre il lavoro del super bonus è un'altra cosa, è molto più complesso, ecco, rispetto a la raccolta dei documenti è più o meno uguale. Però ci sono tante altre cose da fare nella compravendita di un immobile, quindi no, non rientra. Questo magari sulla base anche di quello che diceva prima Massimiliano, che all'inizio del percorso di tutti questi bonus così era passato ormai il messaggio che tutto era gratis, che qualunque tipo di prestazione, quindi magari il telespettatore ha confuso magari questa spesa magari ritenendola una spesa professionale. È vero che invece le spese professionali rientrano e sono comunque nei massimali previsti per tutti i lavori, però questa spesa, come anche le spese notarili del notaio, non c'entrano, ecco, quindi non sono assolutamente da computare. Massimiliano, faccio anche a te questa un'altra domanda, perché addirittura qui sono un paio di telespettatori che si riuniscono un po' come vedere le partite di calcio, ecco, e praticamente dicono: il nostro amministratore, uso proprio il termine che hanno scritto, dorme, nel senso che non convoca l'assemblea, non delibera i lavori, nonostante gli abbiamo già dato l'ok perché vogliamo fare, e quindi come ci dobbiamo comportare, Massimiliano? Diciamo che ci possono essere dei rimedi congrui oppure rimedi proprio estremi, ma comunque a parte gli scherzi, intanto se parliamo di un condominio, la figura dell'amministratore è fondamentale.
perché lui poi diventa il punto sul quale puoi far convergere tutti i documenti che i vari condomini devono comunque portare per, ai fini proprio della redazione della pratica. E ci sarà un motivo per cui l'amministratore non convoca l'assemblea. Uno di questi motivi mi può venire in mente è proprio la carenza di strutture che in questo momento possono ospitare delle assemblee di condomini proprio per le problematiche del Covid. Perché al di là di questo mi sembra strano che l'amministratore non faccia un lavoro, che parliamo di un lavoro ordinario che è richiesto dall'assemblea, ma agli estremi l'amministratore potrebbe anche essere rimosso. Uno può anche pensare che magari l'amministratore, proprio perché la parcella dell'amministratore per la redazione di tutta la documentazione che poi serve ai fini della presentazione della pratica, non rientra, perché non è connessa direttamente alle spese di riqualificazione, ai costi di riqualificazione. Uno potrebbe magari immaginare che l'amministratore non voglia fare questa attività perché i costi non rientrano nell'agevolazione. Questa è un'altra cosa che mi può venire in mente, però al di là di queste casistiche non mi sembra un comportamento normale da parte di chi è pagato per svolgere un'attività, quella di non convocare un'assemblea per appunto poi fare questi lavori di riqualificazione. E qui poi ci sono tante altre domande, come questa domanda che mi hai posto tu, ma per esempio ce n'è un'altra che è un po' più specifica, perché sappiamo che l'agevolazione poi può essere applicata al massimo di due unità, l'abitazione principale e quella secondaria. Definiamo un attimo bene cosa si intende, quali sono i requisiti per cui uno possa dire questa è l'abitazione principale. Allora, un requisito, me ne vengono in mente almeno tre. Un primo requisito è quello ovviamente della proprietà o del possesso dell'immobile. Ovviamente se non c'è proprietà o possesso, mi sembra un po' strano che non si possa essere considerata abitazione principale. Secondo requisito è quello della residenza, di quella anagrafica. Quindi se uno è residente anagraficamente in quell'abitazione, anche questo è uno di quei requisiti che configura l'abitazione principale. E un terzo requisito, che è quello della dimora. E la dimora è dove una persona vive abitualmente. Quindi questi tre requisiti, proprietà, possesso, quindi proprietà o possesso, residenza anagrafica e dimora, questi configurano l'abitazione principale, sulla quale poi possono essere richieste ovviamente le agevolazioni. Queste agevolazioni possono anche essere possono essere richieste per una seconda casa e possono essere richieste, anzi il privato cittadino ne può anche usufruire laddove la proprietà fa parte di un condominio. Quindi oltre alle due immobili principali sui quali posso richiedere l'agevolazione, io eventualmente posso usufruire ancora di un'agevolazione del 110 qualora l'appartamento faccia parte di un condominio che a sua volta ha richiesto un'agevolazione al 110. Quindi brevemente mi sembra di aver dato una risposta al telespettatore che comunque mi ha fatto una telefonata richiedendomi proprio questo. Ecco, un altro argomento abbastanza importante anche di attualità, perché appunto dall'inizio, dal mese di agosto, settembre, non si faceva altro che parlare di 110, di questo nuovo bonus, super bonus. Ricordiamoci che però ci sono tanti altri bonus, tra cui c'è il sisma bonus, il bonus per la ristrutturazione interna al 50%, il bonus al 90% per il rifacimento delle facciate, che comunque queste erano in qualche modo già esistenti prima. Ci ricordiamo anche solo per la possibilità di sostituire i serramenti, che è da molti anni che c'è la possibilità di detrarre il 50% della spesa
È vero, solo gli ultimi 2 anni con la cessione del credito, prima veniva mediante lo sconto in fattura. Sul sisma bonus finalmente si inizia anche qui a fare molta attenzione, cioè vedo che il contribuente, il proprietario di casa, piuttosto che nei condomini, al di là del 110, ecco, si parla finalmente anche di sisma bonus, che tra l'altro era anche questo già esistente prima dell'entrata del 110. Ha un percorso anche più semplice, se vogliamo, rispetto a tutto quello che è la raccolta documentale per il 110, ma che comunque ha delle valutazioni molto tecniche e anche molto delicate, se vogliamo, perché si entra proprio ad esaminare l'anima della struttura dell'abitazione, del condominio. E a volte non basta solo nel condominio dove siamo interessati a fare i lavori, perché nel caso per esempio di condomini adiacenti, cioè quindi uno attaccato all'altro, dobbiamo addirittura andare a verificare anche la portata e il miglioramento sismico anche nel fabbricato adiacente, perché comunque intervenendo solo sulla nostra parte andiamo a creare sicuramente delle spinte diverse, delle spinte nuove che il condominio di fianco, la casetta che c'è in aderenza a noi, quindi nel caso della villetta schiera o nel caso di quei condomini. Immaginate dove ci sono queste vie con magari anche 200 metri di facciate continue, ma sono costituite da più condomini, ecco che bisogna fare attenzione anche alle altre proprietà. Quindi questo è un ulteriore sicuramente aggravio di studi, di verifiche da parte dei professionisti, ma soprattutto ecco che si è sensibili anche al tema sismico. Ecco. Ritorniamo fra poco e rimaniamo sul tema delle vostre domande che ci state facendo. Di nuovo insieme, mi piace, c'è dibattito perché stiamo scegliendo quale dei tanti spunti che ci state mandando dobbiamo prendere in causa per primo. Quindi Massimo, che cosa abbiamo scelto? Beh no, adesso si stava, perché comunque nel break parliamo e rimaniamo concentrati su quello che è il tema della trasmissione. E no, si stava parlando che c'è una proposta e si inizia a parlare di un'eventuale proroga di un anno, di un ulteriore anno, ecco, quindi questo fa ben sperare e speriamo che sia così, anche perché Cristina, proprio tu stavamo discutendo di un tuo cliente su una pratica che avete lavorato che ahimè è stata sospesa, ecco, perché ha dei vizi, ecco, quindi ecco che i controlli ci sono, ma ancora prima di iniziare i lavori. Sì, assolutamente. I controlli vengono fatti oltre da noi, per quello che riguarda l'argomento di cui parlavo prima, e tutta la documentazione. Una volta raccolta tutta questa documentazione, viene mandato un tecnico che fa un sopralluogo per quanto riguarda l'immobile. E purtroppo con questo nostro cliente abbiamo dovuto stoppare la pratica perché ci sono delle difformità importanti nell'immobile e tra l'altro sono difformità non sanabili e quindi l'immobile è stato scartato, non per cattiveria ma perché purtroppo non abbiamo fatto tutte le valutazioni e tutte le ricerche anche con accessi agli atti per quanto riguarda in comune. Con tutte le difficoltà del caso che c'è adesso, perché con il Covid hanno molto rallentato anche le ricerche e gli accessi agli atti, ma in ogni caso c'è stata proprio questa problematica di queste difformità non sanabili. E quindi il cliente è stato chiamato, gli è stato comunicato che purtroppo
purtroppo la pratica non può andare avanti e quindi sì. Con nostro rammarico l'abbiamo dovuto archiviare. Sì, diciamo che questo è un caso dove con questo incentivo del super bonus adesso è scoppiato il caso degli immobili che non so, che sono difformi o comunque hanno qualche problematica. Diciamo che la legge sull'edilizia già prevedeva che queste difformità comunque si dovevano o sanare o comunque demolire, pertanto non è una novità o comunque potrebbe apparire adesso una novità, ma in realtà sono leggi che si dovrebbero conoscere. E io appunto altro... In questo caso era una sfortuna comunque di questo signore. No, in realtà ci sono dei casi particolari. Sì, lui era proprio una persona molto molto corretta, una casa fatta avuta in eredità negli anni 70, quindi con un'edilizia, con delle regole molto diverse rispetto a quelle che ci sono oggi, e quindi niente, tutto è cambiato il piano regolatore, non è mai stato fatto nessun tipo di intervento, quindi nessuno se ne è mai accorto. Quando si è deciso l'intervento che doveva essere fatto anni prima, tipo nell'86 con un condono, piuttosto che, in realtà non è più possibile fare e quindi ci siamo dovuti sopra. Quindi non è stata neanche negligenza del cliente, ma purtroppo è stata una fatalità, cosa che non capita spesso perché in genere il cliente lo sa che ha la casa magari che non è propriamente a posto. Con tutta la buona fede comunque le regole, sono quelle che si dovrebbero... Sì. Conoscere, anche se poi si vengono a conoscere proprio nel momento in cui capita qualcosa. Questo, per esempio, la difformità è un motivo, questo è un motivo che può essere riscontrato ex ante, quindi prima che si invino tutti i documenti poi all'Agenzia delle Entrate, all'Enea, perché comunque dobbiamo dire, l'abbiamo anche già detto, che controlli anche se a campione ci saranno. Dovessero mai riscontrare che l'immobile non poteva avere il beneficio fiscale o comunque magari le asseverazioni, in questo caso è già un po' diverso, le asseverazioni sui prezzi non sono conformi a quello che i prezziari regionali oppure della casa editrice dei del Genio Civile riportano, in quel caso qui si tratta proprio di un comportamento fraudolento che vedrebbe in questo caso il recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate di tutta la somma compresa di sanzioni e interessi. Quindi queste sono purtroppo delle casistiche che bisogna tenere in considerazione prima, e quindi il tuo lavoro sicuramente si occupa di questo, verificare se prima ci sono tutti i requisiti per poter accedere appunto al 110, ma anche dopo, perché i tecnici che dovranno asseverare la parte oggettiva e anche quella soggettiva, sto parlando dei commercialisti che devono mettere il visto di conformità su tutta la documentazione e sulle asseverazioni, in quel caso devono rispondere completamente al vero, perché diversamente ci potrebbero essere dei problemi seri. Non so se tu anche, Massimo, puoi dire qualcosa in merito alla precisione, alla correttezza con cui devono essere fatti i computi e evitare comportamenti strani che potrebbero venire sì, in mente. Ma è chiaro che soprattutto in questa fase dove si è sotto così, siamo molto impegnati a 360 gradi sia nel recupero e nel cercare tutta la documentazione a svolgere poi tutta la parte tecnica, quindi i vari sopralluoghi, le varie pratiche per i comuni e preoccuparsi anche poi di cantierizzare e anche qui la ricerca dei materiali che tra l'altro devono rispondere a dei requisiti e a dei coefficienti che sono definiti dalla linea guida dell'Agenzia delle Entrate, dai prezziari, ecco. È chiaro che c'è tutto un lavoro molto, molto più lungo rispetto a prima quando si era in libero mercato, ecco.
quello che noi stiamo cercando di fare e che sta funzionando è cercare di creare un format che si ripete, perché non si può pensare che per ogni tipo di cantiere, per ogni tipo di intervento si possono, perché non si ha il tempo chiaramente, si può pensare di valutare per ogni tipo di lavoro, ogni tipo di cantiere, faccio l'esempio, un cappotto diverso, ecco. Cerchiamo di brandizzare il più possibile, cercando di avere due o tre tipologie diverse di materiali, e quelli devono essere. Quelli devono essere, ma chiaramente già esaminati dai nostri professionisti, dai nostri tecnici che asseverano e soprattutto che rispondano a quanto vengono richieste dalle schede, quindi la verifica di tutta quella parte diciamo oscura che magari non neanche noi la possiamo toccare, ma che poi è fondamentale perché in caso di controllo il tutto deve funzionare e deve rispondere alla normativa. A questo proposito mi collego a una domanda di un telespettatore, perché ci chiede: ma siamo rimasti così con i professionisti che stanno lavorando sulla nostra casa, ci hanno proposto, parlando di coibentazione, non ci hanno proposto il cappotto, ma ci han proposto dei prodotti alternativi, che però ci dicono avere le stesse caratteristiche. Chiaramente questa cosa qui ha un po' turbato, perché anche qui, come dicevamo all'inizio, quando si è iniziato a parlare del 110 tutto era gratis, tutto rientrava, oggi ci si accorge che non è proprio così. E lo stesso quando parliamo di coibentazione delle facciate, non per forza dobbiamo applicare un cappotto, ci sono anche magari dei materiali diversi, ecco. Sì, non sempre è possibile applicare il cappotto, sicuramente dove esistono anche delle limitazioni che possono essere limitazioni perché l'immobile si trova in un centro storico, per esempio, o si trova in una zona ambientale particolare dove ci sono delle normative che vietano l'uso di questi pannelli, che potrebbero andare a modificare l'estetica di una piazza o comunque non sarebbero conformi all'ambiente in cui si trovano. Come dicevi bene tu, sì, la tecnologia anche nel mondo delle costruzioni, dell'edilizia va avanti e pertanto ci sono dei materiali che permettono anche la possibilità di andare incontro a questo tipo di situazioni, che comunque anche questi immobili hanno necessità di avere un efficientamento energetico, quindi sono state studiate appositamente per questo tipo di edifici e sono dei materiali con un contenuto, chiamiamolo così, tra virgolette, tecnologico, che permette di avere gli stessi risultati di una lastra in EPS, appunto queste lastre che poi formano il cappotto. Sono materiali che intanto ce ne sono di diversi tipi, e dobbiamo anche stare attenti qui, anzi il tecnico, il professionista deve stare molto attento, perché all'interno di questi nuovi materiali tecnologici che appunto rispondono all'esigenza dell'isolamento ce ne sono solo alcuni che rispondono pienamente alla normativa e quindi sono stati certificati e resi disponibili anche sul sito dell'Enea. Quindi non inventiamoci materiali strani, perché poi alla fine, dato che devono essere certificati, deve essere data la scheda tecnica del materiale, qualora non abbia tutti i requisiti necessari, quello può essere un ulteriore oggetto di revoca del beneficio fiscale. Quindi attenzione anche in questo caso. Ancora un po' di pubblicità, torniamo per la quarta e ultima parte insieme. Ci
ci siamo, in attesa di inserire anche Roberta come postazione social per leggere tutte le mail che ci stanno arrivando, sta leggendo e ci sta suggerendo degli spunti interessanti, Massimo? Sì, parliamo di, è vero Roberta, di lavori che si possono iniziare in attesa di avere il benestare di tutto l'iter del 110. La domanda nello specifico viene rivolta a Cristina e praticamente dopo che c'è stato il sopralluogo da parte di chi deve garantire e verificare la conformità edilizia, se all'interno dell'abitazione posso iniziare i lavori di ristrutturazione e non solo di sostituzione dei pavimenti o delle porte, ma addirittura proprio di spostamento di muri, quindi una distribuzione diversa, ecco. E una volta che ho finito questi lavori, se posso vendere l'alloggio oppure affittarlo, sono vincolato per un certo numero di anni a non poterlo vendere o metterlo in affitto, perché nel frattempo ho anche poi eseguito e ho ottenuto i benefici del 110. Ecco, quindi... Sì, è una domanda che mi capita spesso. In realtà non c'è, allora, il vincolo è che è di 8 anni, ma che bisogna mantenere l'immobile nello stato di fatto in cui si trovava quando è stata presentata la pratica. Però ciò non toglie che se io ho delle esigenze di familiari, piuttosto che voglio spostare un muro o altri cambiamenti, ho la possibilità di farlo facendolo in maniera corretta, nel senso che si presenta in comune una pratica, ci si avvale sempre dell'aiuto di un professionista e si fa una pratica normalissima di apertura pratica, inizio lavori e fine lavori. E la pratica finita si accantona, si mette nel cassetto e all'occorrenza viene portata, quando si vende viene portata chiaramente a chi si occupa della vendita e all'atto notarile, piuttosto che insomma a far vedere al cliente che è tutto a posto. Nel momento in cui ci fosse mai un controllo da parte dell'Enea, perché come giustamente diceva Massimo ci sarà un controlli a campione, ce ne saranno, e non sono trascorsi gli 8 anni che richiede proprio l'intervento, la normativa, uno presenta la documentazione che nel frattempo ha fatto questi cambiamenti. Quindi non ci sono vincoli, se le cose vengono fatte come richiede la legge, non ci sono vincoli né di impossibilità di vendere, di affittare, di andarci a stare o qualsiasi altro tipo di esigenza che possa venire fuori nell'arco del tempo, perché 8 anni comunque sono tanti e quindi ci possono essere anche dei cambiamenti all'interno della vita di qualsiasi persona. Certo. Ecco, rimanendo in tema, Massimiliano, questa è un'altra, invece è un contributo che porto io, perché ci siamo anche incontrati in questa situazione e quindi Massimiliano magari puoi chiarire anche te. Ci siamo trovati in situazioni dove magari già un anno fa erano iniziati dei lavori dove non si parlava ancora di bonus o se ne parlava in modo limitato. Come si possono incastrare e fondere eventuali bonus con la ristrutturazione in corso? Porto un esempio di un ampliamento di una villa, di una villetta. La parte nuova ecco, può rientrare e beneficiare del 110 nonostante questi lavori sono iniziati un anno fa ma non sono ancora terminati. Un permesso di costruire, quindi un titolo autorizzativo già rilasciato. Sul resto della casa si sta facendo comunque uno studio per poter ottenere il 110. Sulla parte nuova come e cosa si può ottenere? Ecco. Intanto, prima di poter dare una risposta, avrei necessità di capire meglio di che cosa stiamo nello specifico parlando, perché così anche in generale quello che mi viene in mente è dire intanto richiamiamo il principio normativo
che prevede che il super bonus può essere applicato laddove ci sia una riqualificazione energetica, quindi dobbiamo parlare necessariamente di un immobile già esistente. Oltre questo dobbiamo tenere in considerazione che qualora io insieme al super bonus, quindi gli interventi di riqualificazione energetica, possa anche applicare la normativa sisma bonus, quindi riduzione del rischio sismico, in questa situazione io posso anche usufruire della possibilità di demolire e ricostruire l'immobile a patto che vengano rispettate le volumetrie. Pertanto diciamo che la risposta in generale a quello che mi stai chiedendo tu, sta chiedendo la telespettatrice, è che dobbiamo capire intanto a che punto ci si trova, perché se l'intervento è nato, per farmi dire, nel 2019, poi è continuato nel 2020 e sta continuando anche nel 2021. Per esempio per le spese di efficientamento che sono nate nel 2020, anche dal 1 gennaio del 2020, possono essere anche queste, per l'efficientamento energetico, possono anche essere queste portate in detrazione con il super bonus, a patto che vengano appunto dichiarate entro il 16 marzo del 2021, quindi a breve. Quindi tutte quelle opere che possono riguardare l'efficientamento e che vengono fatte nel 2020 dal 1 gennaio, anche quelle possono rientrare e quindi essere equiparate alle spese fatte dal luglio del 2020, quando poi è stata varata la legge, fino ad oggi. Pertanto ha più risposte questa tua domanda. Io volevo invece, sempre nell'ambito della ristrutturazione, volevo anche rispondere a qualche domanda specifica che riguarda per esempio quello della sostituzione del sistema di climatizzazione con un sistema radiante, cioè il classico riscaldamento a pavimento. La domanda è quella che mi viene posta, ma io se voglio sostituire il sistema di climatizzazione con un sistema radiante, quali spese e quali costi rientrano appunto nell'intervento? Allora, e nello specifico mi hanno chiesto se le piastrelle, dato che devo rompere il massetto, rifare la tubazione, mettere le serpentine e via discorrendo, mi chiedevano se anche le piastrelle potevano rientrare nei costi. Bene, quello che può rientrare è sicuramente la demolizione del pavimento, la demolizione dei massetti, la realizzazione delle serpentine e tutto quello che serve, i massetti, ma le piastrelle non rientrano nell'intervento, nell'agevolazione. Quindi a parte le piastrelle, tutto quanto il resto rientra, ovviamente con i famosi tetti di spesa di cui si parlava prima. Questo, insieme a questa domanda, voglio anche chiarire un altro tipo di quesito che ricorre, che è quello che mi viene chiesto: Max, guarda, io vorrei sostituire solo gli infissi e vorrei mettere i pannelli fotovoltaici. Dici, posso usufruire del 110? Allora, questa domanda deve richiamare la normativa. La normativa dice che se io ho solamente questi due elementi che voglio appunto acquisire come nuovo intervento e quindi si tratta di interventi cosiddetti trainati o secondari, e non faccio alcun altro intervento trainante, quindi isolamento o sostituzione di climatizzazione, quindi non facendo l'intervento trainante io non posso accedere al beneficio del 110, proprio perché la normativa prevede che io posso sostituire gli infissi o mettere i pannelli fotovoltaici solo nel momento in cui posso far salire di due classi l'intero edificio, quindi mettendo un cappotto termico, sostituendo l'impianto di climatizzazione. Oppure potrebbe esserci un'eccezione a questa possibilità,
solo quando il mio edificio si trova in una classe energetica tale che non è possibile salire e aumentare e migliorare la classe di un'ulteriore unità. Quindi in quel caso io posso sostituire anche solo gli infissi e mettere i pannelli fotovoltaici. E siamo giunti alla conclusione, quindi direi di fare un giro di saluti da tutti quanti, a cominciare da Massimo. Ciao Gianluca, buonasera a tutti i telespettatori, a martedì prossimo. Il nostro Massimiliano. Grazie Gianluca, grazie sempre a tutti, grazie a Roberta. E grazie a te e a tutti gli ospiti. E la nostra Cristina. Ciao, grazie a tutti e grazie sempre dell'invito. A presto. E noi andiamo in sigla, appuntamento con voi alla prossima settimana.